Finalmente, dopo più di 6 mesi, eccoci qua con il capitolo 2 di Poppy Playtime. Non vedevamo l'ora, siamo super curiosi di vedere come va avanti. Certo, è passato un po' troppo tra l'inizio e il continuo. Ma noi siamo qui per godercelo, quindi chi se ne frega quanto tempo è passato. Finalmente qua, giochiamo e vediamo cosa succede. Potrebbe essere un video, potrebbe essere due video, non sappiamo quanto dura questo capitolo. Esatto. Però andiamo subito. Allora, ok. La vedi la manina? Sì. Mommy Long Legs, vedi che abbiamo già tutte queste immagini. Ok. Ok. Non vogliamo skippare nulla qua. Allora, mettiamo anche questo microfono un po' più spostato. E si riparte con le cassette. Quindi, siamo nello stesso stile. Ok. Oh mamma mia, ma già se me la fai vedere così comunque. Sì, dovrebbe essere. Sembra lei. Quasi un ragno. Vabbè, dai, era carina. Prego, allora, fate i giocattoli che me li compro tutti. Che le imitazioni sono orribili, fatemeli belli. È geniale comunque presentarlo così. Ah, era proprio un allungabile. Un allungabile. Ok, non ne avevo idea. Quindi pensa quanto diventa horror. Tu immaginatela in giro. Esatto. Ma poi con questa faccia. La vera domanda è: ci sarà Aggie? Secondo me no. No? No. Secondo me sì. Non hanno avuto il coraggio di toglierla. Però comunque hai visto all'inizio che diceva: con adesso Aggie che è libero, noi l'abbiamo liberato, quindi non è più in questa fabbrica. Che succede? Perché si è trasformato così? Me deve far spaventare. Stiamo vedendo dentro la fabbrica. Questi sono gli occhi della bambola di Poppy. Ciao. Wake up. They are coming? No, wake up. Sicura? Sì, secondo me ha detto wake up. Io ho sentito they are coming. Wake up. Ok, wake up. Vabbè. Ok. Ah, sei pronta? Sì. Apri bene il petto per urlare di più. No, che urlare? Per nascondermi, devo stare così, altro che. Tanto urlerai. Ok, allora, secondo me troviamo anche Aggie Waggie. Ok. Il focus sarà. Riprendiamo dove ci siamo fermati alla fine del capitolo 1. Con Poppy che ci ha salutato. Sì. Ciao Poppy. Se n'è andata, ragazzi. Forse. Chissà. Ok. Ti prego, gioco. No, vabbè, un po' di lag okay, per che iniziare. Che sei uscito, si però. Sta stabilizzando, va bene, va bene. Dobbiamo tornare indietro? Era già così rosso, mi sembra che sia tutto identico. C'è solo l'armadio aperto in quel modo. E noi che torniamo indietro. Interessante partire esattamente dallo stesso punto. Mi piace perché comunque lascia una continuità. Esatto. Necessaria nel momento in cui passa così tanto tempo. Tutto a posto. Ok. Mi sto assicurando di evitarci. Speravo fosse chiusa. Cioè io l'ho fatto per completezza del gioco, ma perché è così attaccata poi la fabbrica? C'è qualcosa che non va? Sì, perché se ti ricordi avevamo superato quel ponte in quel posto strano. Qui è bloccato. Quindi qui chiaramente non vogliono farci andare. Di conseguenza è l'unica porta, oppure vediamo questa, ma però questa è una libreria. Sì. Magari si sposta, ho pensato quello, sapete, il classico della libreria che ha il passaggio segreto. Okay. C'era la torcia, no. Il silenzino. Tium. Allora, vediamo un po'. Sinistra, destra. Secondo me chiuse entrambe. Chiusa. Questa è aperta. Chiusa. Ah, mannaggia. Ho ragione. Abbiamo Aggie Waggie alla sinistra. Sì, che lo rivediamo così. Sono quasi sicuro che ho sentito un passo. Eravamo già fermi, ho sentito un tam. No, non me lo dire, no. Io non ci ho fatto a casa. No, è il nostro passo che è in ritardo. Però il disway invece penso che siamo tutti d'accordo. Vabbè. Che beh, sai, c'è una porta rossa. È sangue? Sì, che cos'è? È un robottino morto pieno di sangue. Okay. Sembra che sia stato utilizzato per uccidere qualcuno. Quella come la spieghi? Ok. Ok, vediamo anche a destra prima di andare alla porta rossa perché chiaramente ci sta chiamando. Elliot Ludwig. Sì, Ludwig. Che potrebbe essere tipo magari il presidente
della fabbrica. Tipo l'ufficio del capo perché sembra, della, cioè, della quella società. Targa costa un sacco di soldi, non è che la metti a chiunque. Beh sì, se pensiamo ai tempi, certo. Vediamo, vediamo. Cioè non è che ce l'ha il dipendente a caso quella roba. Poi Elliot potrebbe essere nome maschile, sia maschile che femminile. O nome femminile. Keep allora, going. Prova la porta, è, la chiusa, porta è chiusa forse. È chiusa ragazzi. E questa è la voce di Poppy secondo me. Credo di sì. Sì. Vabbè, andiamo. Keep going. Keep going. Andiamo da quella parte. Continuiamo. Scendiamo di qui. Ok. Riusciamo ad arrampicarci? Ah, certo. Certo. Ecco. Ok. Sapete, mi devo riabituare un pochino. Non ci giochiamo un sacco di tempo. Oh. Perfetto. Qualcos'altro di schiacciato per terra. Un dino. Che c'era prima assieme ad Huggy Wuggy nei dipinti dei muri. È vero. Non è so vero. Se può essere utile, no, però. Hai ragione, hai ragione. Vabbè, sarà un giocattolo della fabbrica che hanno ucciso. Come se i giocattoli si potessero uccidere. Ma sì, premi qui. Aspetta. È un po' irritante il fatto che per muovere ho bisogno di usare entrambe le mani. Perché comunque, vedi, se io sparo nell'unico punto. Altrimenti premi. Giusto. Vedi? Sì, sì, sì. È un po' scomodo. Secondo te è aperta? Secondo no. me sì. Avrei preferito di no. Ragazzi, se c'è qualcosa adesso. Io non ho visto nulla, ve lo dico. Ok. Bene. Questa è una chiave. È una chiave gigantesca. Con il fiore. Ti ricordi che il fiore si vedeva nella parte finale? Aveva a che fare con Poppy. Sì. Come... ok. Sarà il tasto classico. Ho avuto il panico per un attimo. Non mi sembra ci sia altro di interessante. No, abbiamo ottenuto la chiave. E se serve ad aprire la stanza di prima? Quella di Elliot. Vabbè. Cos'è stato da quella parte? No, non abbiamo bisogno di un abbraccio. Grazie, però no. Give me a big squeeze. I promise I won't bite. Non è fatta per essere aperta in nessun modo. Quindi dobbiamo tornare nella porta rossa. Quindi avevo ragione. Questo era diciamo un bottone un po' messo lì per distrarci. Ok. Quello era un gioco di... Un gioco? Un gioco? Un gioco per i bambini. Perché lo premono. Ci sono le frasi di Huggy Wuggy carine, certo. E loro certo. E poi muoiono. No vabbè, perché tecnicamente è una fabbrica di giocattoli. Quindi è ovvio che ci morti. Sono questi tipi di prodotto. È un ufficio, abbiamo ragione. Sì. Cos'è quel girasole lì di fronte a noi? Tu adesso entri, c'è qualcosa che ti mozza la testa, te lo dico, Qua abbiamo diverse informazioni. Guarda le mani. Guarda. Huggy Kissy. Ma se era della community, quindi hanno ascoltato la community e hanno dato il nome di Kissy. Perché tutti dicevano sempre che è la fidanzata. Ma loro allora, non hanno mai dato il nome ufficiale, no? Il nome penso che... Forse è saltato fuori dai vecchi cartelloni nella fabbrica, okay. Non lo so. Però tutti dicevano sempre la fidanzata. Comunque, e questo mi fa intuire che sia così. Forelio. Guarda, qua c'è una ragazza però. Quella è la bambola di Squid Games. E guarda, lo vedi che questo qua è il dinosauro rosso che abbiamo visto morto? Sì, guarda. Che guida il trenino. Di nuovo Huggy. Huggy e Kissy abbracciati. Ma questa qui quindi è Elliot. Le braccia sopra. Mammi. È vero. La vedi tutto il braccio con la mano. Sì. E quindi questa è Elliot. No, non lo so, perché sembrano dei disegni fatti per lui o per lei, perché ancora non abbiamo capito chi è Elliot. Allora, vediamo se ci sono altre informazioni. Poppy, me and Huggy. Hai visto come è scritto Huggy? Aspetta, però, me. C'è di nuovo, sì, certo, però c'è di nuovo una bambina su. Guarda, me. Vabbè, Fede, perché questi sono i disegni dei bambini che vengono in fabbrica e quindi si disegnano loro con i giocattoli. Ho capito, ma è simile all'altra. Quello stavo dicendo. Quella lì specifica. Vedi? Cioè, o le fai tutte uguali? Che poi è carino che infatti le scritte sono un po' storpiate perché sono disegni di bambini, quindi... Questo è un giocattolo, Lovebug, ok, carino. Magari il prossimo giocattolo, capitolo 3. Questa ovviamente è da prendere, questa è da prendere, adesso poi la leggiamo. Penso un bug. Ho pensato che avesse acchiappato qualcosa. Anch'io. Non me l'aspettavo. Guarda anche il gattino. Non pensavo fosse prendibile. Il giocattolo. No, è un altro giocattolo sangue, morto. Sì.
Ma non è normale che i giocattoli abbiano del sangue. Grazie, non è... cioè, avevo bisogno che me lo dicessi tu, lo sai. Guarda anche un po' gli altri disegni. Pensavo fossero normali i giocattoli con sangue. E questo è il gatto che si è visto, si chiama Candy Cat. Stanno aggiungendo un sacco di personaggi o li buttano così a caso tanto per? Non lo so, non sarà lo interessante so. Se ci sono, eh. Sì. Penso a un gatto che ci insegue per ammazzarci, che bellissimo. Bello. Ah, vedi? My best friend. Però non c'è il nome, peccato. Poppy con un gatto di nuovo. Thank you Ludwig. Mister Ludwig, è un uomo. È un uomo, hai ragione. Guarda che bravo, guarda che perché bravo. Guardo Sabaku. Lo so. Allora. I dettagli che nota. Ok, c'è il gatto nella sua tra. Quindi abbiamo il gatto, il dinosauro, Mommy Long Legs, che è comunque un personaggio nuovo. Vediamo la cassetta. Ok, ovviamente andiamo più lenti per cercare di cogliere tutte le informazioni e capire cosa sta succedendo. I sottotitoli. Aspetta. Elliot Ludwig. Non c'è nulla da far vedere. Lo vedi che è sempre coperto? Ok, comunque è capo della fabbrica. Il dinosauro. Experimental. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Cove Toy Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? Poi vi spieghiamo. Sì, ragazzi. In the fateful year of 19... Allora, perché ragazzi, ovviamente se parliamo sopra è difficile capire, non avevamo dei sottotitoli, quindi dovevamo ascoltare però, per forza. Voglio capire. Cioè, metti ce li ha disattivati o non li hanno fatti a secondo me non li hanno fatti, perché avevamo i sottotitoli però del linguaggio. Però l'altra volta c'erano. No, mi sa proprio di no. Allora, ho avuto il feeling, non sono sicuro, che sia morta la figlia. Allora, era difficile da capire, ragazzi, perché la voce era un po' distorta. Mi è sembrato di capire che sia morto, appunto, qualcuno della sua famiglia. Spiega. Che parlava di famiglia. Quindi non so se un membro della famiglia o tutta la famiglia, quello mi sfugge. Però lui ha continuato a lavorare nella fabbrica. Vabbè. Sì. E quindi mi viene da pensare. Non lui ci hanno mai fatto vedere il volto. Era il capo dell'azienda. Sì. Muore la figlia. Impazzisce. Torna e inizia a rendere i giocattoli vivi. Perché poi abbiamo iniziato per ammazzare i bambini degli altri. No, secondo me perché voleva rimettere Poppy, secondo me il giocattolo che ha fatto perché voleva riportare in vita la figlia o qualcosa del genere. Okay. Poi ragazzi sono supposizioni, magari sono una marea di fesserie. Allora, è un uomo. Perché quindi non ci hanno voluto far vedere in volto? Non lo so. Perché vuol dire che avremo a che fare con lui in qualche modo. Sì. Altrimenti ci avrebbero mostrato, era l'unico nascosto in qualunque scena. Sì. E poi certe parti di audio saltavano, quindi non avevamo tutte le informazioni. E poi nella la data finale è 1900 sì. E si interrompe il video. Sai che quando finisci in questi cosi sì, iniziano fine. I problemi, vero? Sì. Ok. Allora. Sempre peggio però, ragazzi. Sorry, I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Non ci voleva spaventare e voleva riattivare la corrente. No, io non ce la metto la mano lì, che sei matta. Perché stai parlando prima di tutto? C'è già qualcosa di strano. Perché stai parlando? Chiuso. Non facciamo mai quello che il gioco aspetta. Secondo me comunque non è morta solo la figlia. Ok, è morta la tutta sua la famiglia. Ed è per quello che c'è anche Mommy. Mommy Long Legs. La moglie, Poppy potrebbe essere la figlia, cioè io ho questa teoria. Allora, ti ricordi questo come si facevano? Sì. Però ti devi agganciare lì dentro, no? Sì. Allora ci segue sempre con gli occhi, ci hai fatto caso. Questo va acceso, ed è acceso. Questo va acceso, ed è acceso. E poi io dovrei passare l'energia. Ecco. Qui, ecco. Era l'inversione delle mani. Sì. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Thank you. Ok. I'd like to pay you back. Adesso. There's a train station nearby. Train station. And I have it. We're gonna get out of here. Ora è impossibile capire. No, allora. Credo che lei mi sbuchi da qui. Get on up here.
Ok. Cosa ha detto? Di andare lì sopra. Ok. Ci ha ringraziato perché l'abbiamo liberata, dicendo che era incastrata lì da tanto tempo. Che era intrappolata lì per tanto tempo. Ok, continua a invogliarci ad andare lì. Ha una bellissima voce. Sì, se l'hanno fatta proprio bene. È fighissima la voce. Veramente, veramente figa. Don't you wanna come with me? Ti calmi? Assomigli un po' a Dit. Poi please dad mi pare che ci ha detto. Vabbè, potrebbe essere perché è programmata così. Però piangeva, iniziava a piangere. E comunque poi ci ha detto: mi assicurerò di ripagarti. Cioè ti ripagherò per il debito che ho ovviamente nei tuoi confronti, perché mi hai liberato. Preferirei di no. Guarda, preferirei mi dessi una mano con la scala. Però basti, io ho detto tante di quelle parolacce durante il taglio che guardate veramente. La scala è rimasta per terra, non si è più rialzata mai, cioè, quindi non bene, non bene. Allora, qua possiamo correre, ma non stiamo ripercorrendo lo stesso percorso. Hey, I'm up here. Okay. Ok, sono qui sopra. Che sei, cavolo. Era una città. Granny. Dici? Granny dice I see you in quel modo, eh? Potrebbe, chissà. Allora, credo che lei ci apra questa porta. Ma prima non c'erano questi, giusto? Esatto. No, forse c'erano, ma la corrente era spenta. E quindi non vedevamo. Vero, sì, non vedevamo. Non vedevamo. Non erano illuminati in quel modo. Dici che questa è la strada, sì. Sì. Ma no. Aspetta. L'altra mano e tiri. Devi fare, hai capito? Sì, però. Ho capito, però. Dove? Bene. Ho fatto Tarzan. Ho visto, un po' male. Nessuno è qui per scelta. Alzati. Da dove ripartiamo? Se devo rifare la scala, io vi spacco in due. Ah no, perfetto, perfetto, dai. Secondo te due mani? O una e molli nel momento giusto? Prova l'altra. Vedi che ne... No, allora è una. Bravo, bravo. Era difficile. Spero di non doverlo rifare mai, ve lo giuro. Infatti. Cos'è sta musichetta? Già. Sbucherà qui? O da lì? Qui? Potete aprirvi senza cipollare? Ah. Perché lei è lì? Non possiamo, ok. È lei che canta. Listen, I'm going to need you to trust me. Ma quindi Poppy è buona oppure no? Non lo sapremo. È troppo presto per dirlo. So solo che non voglio entrare in quel buco. Ok, non lei possiamo. Lei ci stava chiedendo di fidarci comunque. Solo che poi è stata acchiappata. Steph, non è ovviamente la via per noi. E non ci mettere le mani pure tu. Game Station, Production, Ricerca, innovazione e Play Place, quindi parco giochi. Dove giochi, insomma. Probabilmente dove testavano i giocattoli. Qua? Questa non mi sembra che possa toglierla. Quindi dici così. Penso di sì. Allora, questa meccanica. Comunque c'è anche il poster di quel giocattolo, vedi? Quello che troviamo sempre morto. Che quindi è un altro personaggio. Sapete che adesso solo perché questo si è coricato io perderò 10 anni di vita? Tira, tira! Ok. Io mi sono lanciato per disperazione perché non riuscivo ad andare. Ok. Forse non dovevamo fare quel passaggio. Io gli dicevo a Steph, secondo me è troppo piccolo, tu non ci passerai mai. Ma siamo caduti da questo scivolo? Leggi Elliot Ludwig. Late Pierre e Stella Graeber. Graeber? Ragazzi, le pronunce saranno tutte sbagliate. È un quarto rotto di cui non si vede il nome. Ok. Quindi sono i giocattoli prodotti da ciascuno di noi. Scusate se l'abbiamo commentato, ma io l'ho fatto veramente per disperazione. Io in realtà mi volevo suicidare per far ricadere. Per resettare. Sì. Steph, se ti abbassi tu non è che cambia la vita. Non mi rompere in questi momenti importanti. Quello è un altro girasole ma colorato. E qua continuiamo a trovare la testa di questo giocattolo distrutto. Quindi è quello che odia di più.
per qualche motivo. La Game Station dove dovevamo andare, che aveva nominato, che a me sembrava Train Station, sinceramente, è lì. Però non possiamo andarci. Anch'io quindi mi sembrava Train Station. Questa è la mia comprensione quando gli audio sono abbastanza distorti. Perché? Ah, perché è il contrario. Ok. Quindi devi andare prima lì. Quindi facciamo ta. Perché? Perché la blu. Perché questa volta è rimasto? No. Non ha senso. Secondo me si è buggato. Ah no, perché è la rossa. Vedi, la trappola è rossa. Quindi evidentemente la mano rossa non te la toglie. E qui devi mettere la blu. Ah no, è sempre rosso. Non si capisce quella luce. Fatto in qualche modo. Non si sa. Non penso fosse il modo giusto. Ma nemmeno io, però ha funzionato. No, comunque vedi che è train. C'è il treno, Steph. Cioè, non possiamo aver sbagliato da train a game. Cioè, però è molto diverso. Game Station. Vabbè, però non c'entra niente. Si è spenta questa. Pure. Bravo, Steph. Lì dobbiamo mettere la mano. E ce la portano via. Sempre peggio questa fabbrica, ragazzi. Io non so che dirvi. No! Just give you the train code to escape. Now, that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, la fa parlare lei. Give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to musical memory and mommy will get things started. Obey the rules or I'll tear you apart and eat your insides while you're still. Ma non lo schiaffo. Allora, ci tengo a dire che ha chiuso tutto il suo discorso dicendo: obbedisci alle mie regole, altrimenti ti taglierò tipo in diverse parti e mangerò quello che hai dentro. Comunque, praticamente stava dicendo che ha sentito che Poppy ci voleva dare appunto il codice del treno per scappare. Ha fatto no, così non è divertente. Quindi adesso facciamo tutto un gioco per farti accedere a questo treno. E dobbiamo andare alla music qualcosa. Esatto, e se non obbedirei a queste regole farei una brutta fine. Cos'è? Non l'avevo visto! Quando l'abbiamo messa per aprire? Ho pure tagliato la mano! Sì, non abbiamo più la mano destra. Mamma mia, playtime. Guarda. Ok, quindi questa era la zona dei bambini dove giocavano col trenino. Io volevo. Perché era una sorta proprio anche di parco. È bellissimo, giochi. Volevo essere in sto posto. Di parco giochi, esatto. Ci sono tutti. Questo è importante. Qua c'è tutto, Sì, sì. Qua c'è tutto. Il robottino verde. Il gatto, Aggie Waggie, Kissy Missy. Però questo invece viola, viola e celeste l'abbiamo già visto. Questo forse cagnolino. Sì. Questo di cagnolino. Sicuro Ladybug c'è sempre. Non è Ladybug, la B-Bug. B-Bug. Ladybug. Ladybug è un'altra roba. Welcome to PlayStation Games. Vedi, c'è il trenino. Bello. Che posto figo. Ok, okay. Perché fa questi rumori strani? Non parla. È strano. È pieno di disegni. I disegni che sicuramente lasciavano i bambini quando venivano in questo parco giochi. Quindi sì. È ancora più inquietante. Allora, direi di fermarci qua. Che siamo a 30 minuti. E secondo me da qui in poi diventerà. Sarà un'escalation, esatto. Ho questo presentimento. Interessante, figo. Unica pecca in questo momento: i sottotitoli mancanti che non ho capito che hanno pensato. Sì, ragazzi, perché ovviamente se devi pensare a fare il video e a commentare, giustamente è un po' difficile la comprensione senza un sottotitolo. Sì. Io l'unica pecca che dico è questa. Però ci sta. Vediamo che cavolo succede. Sta zona è veramente figa.
sono super mega curioso. Noi ci fermiamo e ci vediamo al prossimo video di questo gioco, dove credo che potremo completare il capitolo 2. Non ne sono sicuro, ma penso di sì. Ciao ciao, ciao.